Presentato all'Università di Teramo il progetto di ricerca triennale sugli strumenti normativi e amministrativi della Regione in materia di agricoltura sostenibile nella prospettiva della transizione ecologica ed energetica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che pone particolare attenzione al tema dell'agricoltura sostenibile. Il progetto dell'Università di Teramo, in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, il Comune di Tortoreto e l'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente della Provincia di Teramo. Si tratta di uno studio sulle agroenergie e sulla filiera agroalimentare corta. Questo perché? Perché noi come master di diritto all'energia dell'ambiente cerchiamo poi come dire, di tradurre in realtà quello che è la nostra ricerca. Ma per fare questo occorre che le istituzioni ci credano. E qui ci hanno voluto credere, nel senso che c'è sicuramente un apporto del Ministero, dell'Università della Ricerca, però c'è anche la sensibilità del territorio che sta a dimostrarlo, quindi le istituzioni, intendo la Regione Abruzzo, la provincia di Teramo, il Comune di Tortoreto, le aziende agricole, l'Associazione Area e Agena. Si tratta di un progetto che ha la durata di 3 anni e verrà portato avanti da un ricercatore, si tradurrà in una proposta poi alla fine legislativa con un pacchetto di azioni amministrative e questo coinvolgerà appunto anche gli enti territoriali minori. Però si tratta soltanto dell'avvio di un progetto, perché occorrerà poi ulteriormente sostenerlo se vogliamo davvero, diciamo, dare concretezza alla transizione ecologica. Abbiamo aderito a questa proposta progettuale, abbiamo messo il nostro piccolo contributo, ma soprattutto ecco, abbiamo colto l'occasione per realizzare quello che potranno essere degli strumenti normativi e amministrativi per affrontare quella che è la transizione ecologica, quella che è l'agricoltura sostenibile. Strumenti normativi, dicevo, che potranno essere utili per mettere a terra quella che sarà la nuova sfida complessiva che avremo legata a quella che è la nuova PAC e quella che è legata a quel finanziamenti che possono arrivare col PNRR. Un progetto volto a permettere alla Regione di esercitare la propria competenza in materia di agricoltura e di energia. Sappiamo che le Regioni hanno una competenza residuale esclusiva in materia di agricoltura e concorrente con quella dello Stato in materia di energia. In questo caso vogliamo elaborare un pacchetto normativo che permetta alla Regione proprio di esercitare questa competenza. Quindi sarà un lavoro di ricerca, un lavoro di ricerca comparata che permetterà poi agli operatori del settore del comparto agricolo di interfacciarsi con una dimensione normativa e un sistema razionale, efficiente e quindi anche molto più funzionale.